Ciao ragazzi, ben ritrovati. Dopo un periodo di depressione totale causato dalla perdita della Panda, ora sono di nuovo in pista. Come vedete, ho una macchina nuova che oggi mi ha portato qui in Abruzzo. Sono a Campofelice per affrontare una delle mie ascese invernali preferite, la cresta del Monte Puzzillo, molto panoramica e veramente spettacolare da fare l'inverno. Sono le 7 del mattino, sta sorgendo il sole, adesso faccio colazione e poi parto. Voi restate lì ragazzi perché oggi, tra le altre cose, assaggerò i pasti dell'Adventure Menu. Quelli che mi seguono su Instagram già sapranno che ho iniziato una nuova collaborazione con questa ditta ceca che produce pasti in busta per l'outdoor. Oggi ve ne parlerò nel dettaglio. Vi ricordo che sto girando in 4K, quindi voi che avete la connessione che ve lo permette, selezionate l'opzione 4K per vedere questo video in Ultra HD. Mi raccomando, ragazzi, come sempre, andate subito a mettere un like a questo video in modo tale che l'energia da voi sviluppata nell'atto appunto di cliccare sul pollice all'insù mi aiuti a vincere la forza di gravità e ad arrivare fino in cima. Ma come mi escono queste cose? Come le penso? Si vede che ho preso il caffè. Un po' al limite, c'è pochissima neve ma è ghiacciata, quindi molto insidiosa. Ho indossato i ramponi per percorrere un tratto con elevata pendenza, però adesso devo levarmeli perché ci sto praticamente camminando sui sassi. Approfitto di questa pausa ragazzi per fare una breve ma doverosa precisazione. Un attimo che metto il riparo dal vento. Non si va in montagna da soli ragazzi. Nel mio ultimo video, o meglio nel penultimo, sono stato bacchettato da alcune persone che giustamente mi hanno fatto notare questa cosa. Hanno pienamente ragione, ma d'altra parte io mi sono sempre posto in una maniera ben precisa nei vostri confronti. Io non sono qui ad insegnarvi delle cose, io faccio cose, poi siete voi che dovete prendere spunto e adattare ciò che vedete alle vostre esigenze, al vostro livello di preparazione. Io la mia attrezzatura, la mia preparazione, il mio allenamento, quello che va bene per me non è detto che vada bene per voi. Ogni tanto c'è qualche genio moralizzatore che nei commenti cerca di appiopparmi delle fantomatiche responsabilità. La verità è che io non ho nessuna responsabilità nei vostri confronti, io sono qui a fare intrattenimento, mentre la responsabilità delle vostre azioni rimane solo e soltanto la vostra. Visto che sono le 10:30 ed ho una fame bestiale, ne approfitto per fare merenda con il natural beef jerky dell'Adventure Menu. Come vi dicevo, l'Adventure Menu è una ditta cieca, state mando giù il nome strozzo, che produce varie tipologie di pasti in busta pensati per le attività outdoor. Oggi ho portato dei pasti già pronti, quindi questo beef jerky e qui abbiamo turkey meat with onion. Anche questa busta qui, come il beef jerky, è un pasto già pronto, quindi si apre la busta e si mangia direttamente. L'azienda fornisce anche un sistema di riscaldamento chimico per queste buste qui che dopo vi farò vedere. Oltre a queste buste qui che hanno la praticità di essere già pronte per il consumo, l'Adventure Menu produce anche dei pasti in busta di quelli liofilizzati, super compressi, sotto vuoto, ai quali va aggiunta semplicemente una piccola quantità di acqua calda. Quelli diciamo sono non sono direttamente pronti da mangiare, cioè da fare questo passaggio con l'acqua, però hanno il vantaggio di essere molto molto leggeri. Questo qui è molto buono, devo dire. La carne è tagliata a fette molto sottili, come vedete. Sono molto saporite,
hanno, diciamo, la classica consistenza abbastanza dura del beef jerky, tutto normale. Una cosa che mi sta piacendo tantissimo è che sono molto saporite, senza però essere salate. Mentre io finisco il beef jerky, ragazzi, voi andate subito in descrizione, dove vi lascio il link del sito dell'Adventure Menu, e andate a visitarlo, perché hanno veramente un assortimento di pasti che fa paura. Ci sono varie tipologie di pasti a base di carne, ci sono quelli con le verdure, ci sono quelli specifici per i vegani. Sicuramente troverete qualcosa che vi piace. Dopo questa botta di proteine allucinante, vi faccio vedere che cosa mi aspetta. Dicasi greppa. Da questa parte c'è il velino, eccolo qua, che dice: ah, provaci a scalarmi. La cima del Monte Cornacchia, e come avete visto c'è un panorama di tutto rispetto. Al Puzzillo manca qualche centinaio di metri, ma è tutto in cresta e c'è un vento potentissimo, quindi ho tirato i remi in barca e mi sono rifugiato in quest'angoletto soleggiato e riparato dalle rocce. Diciamo che anche qui il panorama è discreto, eh? Adesso vi faccio vedere, date un po' un'occhiata. Direi che è proprio il caso di fare pranzo. Turkey meat with onion dell'Adventure Menu. E me lo scaldo pure, perché non è che sono venuto fino a quassù a giocare. Adesso vi faccio vedere come si scalda questa roba. L'Adventure Menu fornisce, insieme ai pasti, anche un sistema appunto per il riscaldamento, che è, diciamo, chimico. Quindi c'è questa bustona grande, che è Ziploc. Ci servono queste altre bustine piccole. Questa qui è per un solo pasto. Poi ce ne sono di queste qui anche un pochettino più grandi, che servono per scaldare due buste contemporaneamente all'interno di quella grande. Qui dietro ci sono le istruzioni del sistema di riscaldamento. Vedete, in pratica si scarta la capsula e si inserisce all'interno del bustone, poi si inserisce la bustina nel bustone, poi si misurano 60 ml d'acqua utilizzando il segno che c'è qui nell'imballo della capsula, si mette l'acqua all'interno, si chiude la Ziploc, si attende 12 minuti, dopodiché il pasto è caldo ed è pronto da mangiare. Quindi adesso lo facciamo. Non so se si vede, ragazzi, sta già facendo reazione, è passato qualche minuto, si sta producendo del vapore all'interno che poi fuoriesce da questo foro qui. Ci siamo quasi. La busta è caldissima, ne approfitto per scaldarmi le mani. Ah, scotta, è bollente. Ancora frigge, sentite. Ah, miseria, quanto scotta. Gagliardo sto sistema. Ok, 12 minuti sono passati, è arrivato il momento dell'assaggio.
ho scordato le posate, quindi mi vedrete mangiare in maniera poco ortodossa. Voi non ci fate caso. Ragazzi, che profumo! Accidenti! L'odore è invitante. Mi dice bene perché non è una roba brodosa per la quale non sono attrezzato, ma sono semplicemente dei pezzettoni di carne. Non so se, vediamo se mette a fuoco, riesco a farveli vedere. Sta fuoriuscendo della brodaglia. No, probabilmente non si vede perché sono in ombra. Vedete? Sono dei maxi pezzettoni di carne con un pochettino poco di brodo sul fondo. È carne, ragazzi, che è una roba incredibile. È carne vera, sembra appena fatta. Sono 200 grammi di carne. Gli ingredienti: turkey meat 95%, onion 4%, sale e pepe. Questi sono gli unici ingredienti. Turkey meat, non so che cosa voglia dire, ma così a naso, a sapore, vi direi che è maiale. 183 kcal per 100 grammi di prodotto. Vediamo, 4,5 grammi di grassi, 33 grammi di proteine e 3 grammi di carboidrati. Ragazzi, è buona buona. Anche qui, come per il beef jerky, è molto molto saporita. Ma nello stesso tempo non salata. Non si è scaldata molto bene perché è tiepida, quindi è perfettamente mangiabile. Però scaldandola un altro pochino c'è un po' di salsetta che è rimasta solida e quindi diciamo si sarebbe amalgamata un po' meglio. Tra l'altro la busta continua a friggere, quindi si poteva anche tenere un pochettino di più rispetto ai 12 minuti indicati sulla confezione, anche perché comunque sia siamo a 2000 metri e fa un freddo bestia. L'ho finita in 60 secondi netti, ragazzi. Veramente buona. È rimasto sto pezzettone. Che vi dico, ragazzi, è una figata pazzesca. Il sistema di riscaldamento chimico è veramente efficace e il cibo è buono. Quello che ho mangiato oggi è stato tutto veramente ottimo, ma non è finita qui perché a casa ne ho altri, tra cui anche quelli famosi, come si chiamano, quelli liofilizzati sotto vuoto a cui va aggiunta l'acqua. Quelli li proviamo la prossima volta. Voi intanto andate subito in descrizione, dove vi lascio il link del sito dell'Adventure Menu, e visitate la sezione shop, dove troverete veramente tantissime varianti, ce n'è per tutti i gusti. Io adesso mi riposo un po', mi godo questo bellissimo panorama che la natura mi mette gentilmente a disposizione, dopodiché mi rincammino verso casa. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. In tal caso, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella, in modo che quando esce un nuovo video vi arriva subito la notifica. Non dimenticate di seguirmi su Instagram, perché aggiorno il mio profilo con cadenza settimanale e metto tutte le novità, tutte le anteprime, tutto quello che sto per fare e che poi mi vedrete fare sul canale. Grazie per avermi seguito, state bene e ci vediamo ad un prossimo video.
Dai, ci vado sul fuzzillo. Che potenza quella carne, che energia, mi sento fresco come una rosa, potrei scalare un'altra montagna. No, non è vero, anzi poi casco pure. Oh.